noi una roba che non abbiamo mai perso è l'entusiasmo, la voglia di lottare, la voglia di crederci, la voglia di vincere, di cercare di vincere ogni partita, al di là poi dell'avversario che trovi. Sappiamo che giochiamo in Serie A, sappiamo che gli altri hanno altri mezzi, hanno più mezzi rispetto a noi, lo sappiamo tutti quanti, non siamo stupidi e non siete stupidi. Però noi lottiamo perché vediamo che ci manca veramente poco, no? Non è che perdiamo le partite 4-5-0 e tutti a casa, no. Ce la giochiamo fino all'ultimo, a volte meritiamo anche di più di quello che raccogliamo, ma sicuramente noi facciamo degli errori e dobbiamo cercare di migliorarci in questo. Il tempo c'è ancora, il tempo c'è. Giusto, noi lavoriamo come squadra, come concetti, su quello che facciamo durante tutta la settimana. E poi chi segna è superfluo, non è che stiamo a vedere se segno io, se segna Diego, se segna il mister, se segna Alex. Basta che riusciamo a fare un gol più dell'avversario, siamo contenti.
mette dentro Nalini, il Crotone in vantaggio dopo 14 minuti, la firma di Nalini, primo gol in serie, disco destro, colpo di testa 2-0, Mancinelli 2-0 per il Crotone dopo 22 minuti. Di rigore, eccolo il cross, superato Stracoscia, Ferrari sponda, il colpo di testa e il gol di Nalini, doppietta per lui. Eccolo il fischio finale di Rocchi, sono lacrime di gioia, Alessio Scida, il Crotone è salvo,